Il mitico Giuliano San Giorgi, personaggio dei Negramaro, questo gruppo musicale italiano per eccellenza, doc, pensate che di recente ha ricevuto la chitarra del grande Pino Daniele, l'indimenticabile artista partenopeo per eccellenza, da parte di chi vi starete chiedendo, ebbene da parte dell'amato figlio Alessandro. In lacrime sul palco, ricordando l'amatissimo padre che purtroppo ormai da un po' di anni a questa parte purtroppo non c'è più. Lo stesso Giuliano avrebbe detto: non posso crederci. Alessandro Daniele, figlio del grande cantautore napoletano, infatti ha consegnato proprio a lui, al frontman dei Negramaro, il cosiddetto premio musicante, ma anche una delle chitarre che furono, diciamo così, di sua appartenenza, cioè appartenevano all'amatissimo padre, il buon Pino Daniele. Ovviamente Giuliano San Giorgi è rimasto contento, felice, raggiante e giurivo nel ricevere la famosa nonché meravigliosa chitarra del grande Pino Daniele. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, una buona giornata a voi tutti.